Grazie. Io sono tra coloro che condividono l'intervento fatto da Umberto Guidoni e le proposte con cui ha aperto i lavori di questa assemblea l'amico e compagno Claudio Fava. Proverò ad aggiungere, visto che oggi abbiamo stabilito coralmente di uscire dalla precarietà, alcune considerazioni che riguardano invece i contenuti. Perché non basta urlare «voglio un partito». Bisogna capire quali sono gli ingredienti che mettiamo dentro a quel partito. E bisogna stabilire di non essere innanzitutto come l'angelo tenebroso di Klee, creatura tremenda e bellissima, ma con la testa rivolta all'indietro. Io sono orgogliosissimo della mia storia. Io rappresento qui il partito più antico d'Italia e il secondo più antico d'Europa. Però metto in discussione la mia appartenenza e la metto in discussione a condizione che ci sia un futuro nel quale inserirla. E il futuro è fatto di proposte, il futuro è fatto di un tentativo di non farsi trattenere dal passato, il morto che afferra il vivo, il futuro è fatto del tentativo di immergersi in questa Italia che è profondamente diversa da quella nella quale sono nati, cresciuti e sono morti i nostri partiti originari. Se noi siamo pronti ad una scommessa del genere, la scommessa diventa una missione e quindi diventa un investimento. Se ci rimettiamo a sommare i nostri passati, allora conviene chiudere l'assemblea di stamattina così, con un saluto, non di ciao ma di addio. Io provo invece a mettere tre cose, che sono tre ingredienti sui quali chi avrà responsabilità nei prossimi mesi che ci porteranno alle elezioni regionali, ma prima ancora che alle elezioni regionali, ci porteranno a dire la nostra nella costruzione di un centro-sinistra vincente e competitivo in Italia. Funziona da solo il Partito Democratico per questo obiettivo? No. 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 Da solo non funziona, o proviamo anche noi a mettere la nostra nel costruire mura per un centro-sinistra competitivo, o altrimenti, nonostante la crisi nascente del berlusconismo, non saremo nella condizione di mettere in campo una proposta seria, credibile e alternativa. Il punto allora è quale storia dobbiamo raccontare. La mia storia è fatta di tre questioni. Sinistra e Libertà, nella mia opinione, deve diventare il partito dell'etica istituzionale. C'è una grande crisi di democrazia, non soltanto in Italia. In Italia è più accentuata, più sottolineata, ma è una crisi generale, europea. Da noi c'è un di più perché non sono condivise le istituzioni. Altrove chiunque vinca, le istituzioni vengono protette e la Costituzione in vigore salvaguardata. In Italia vengono entrambe tirate, si dice dalle mie parti, come la trippa. È successo anche alla sinistra quando ha governato. Andare a rileggersi le proposte di alcuni mondi della sinistra quanto a modifiche della Costituzione e a poteri da conferire a premier e capi del governo. Andare a rileggerle. E quindi cominciamo ad assumere responsabilmente anche le nostre di responsabilità. Sinistra e Libertà deve diventare il partito del rigore della Costituzione. Basta celebrarla, magari ottemperare agli impegni, ai doveri e alle responsabilità che la Costituzione prevede. Sinistra e Libertà deve diventare il partito contro il paese degli affari di famiglia. È successo di tutto in questa Italia, anche che la Corte Costituzionale sia dovuta intervenire recentissimamente nel 2008 per dichiarare il nepotismo fuori legge, anzi dichiarare che il nepotismo è un reato. Devo fare l'elenco, ma per ragioni di tempo non lo faccio. Cito però un caso. Cito il caso, che non è il peggiore, dell'ira di Dio scatenata da un ministro della Repubblica, Bossi, quando il figlio è stato respinto ad un esame. Grave,
più grave che un ministro di quel suo stesso governo, la Gelmini, abbia mandato gli ispettori a rovistare nei cassetti di quella direzione scolastica. Caso gravissimo. O Sinistra e Libertà si muove contro i tanti nepotismi italiani, avanzando concretissime proposte. Noi abbiamo la ferita di non essere presenti nel Parlamento italiano e nel Parlamento europeo, ma non vuol dire che alcune cose non si possano e non si debbano fare. Cosa aspettiamo a chiedere che le indennità nei consigli regionali vengano equiparate alle regioni che hanno l'indennità più bassa? Sapete quanto è il risparmio annuale? 110 milioni di euro, se tutti avessero la stessa indennità. Da investire dove? Non è importante, sono troppi luoghi dove la possibilità di investire si manifestano con certezza. Queste cose possiamo farle dai nostri luoghi istituzionali. Possiamo avanzare pacchetti di proposte che riguardano le difficoltà delle famiglie a stare a galla. È iniziata la scuola da poco. Quante sono le famiglie italiane dove chi ha perso lavoro ha figli e non è in grado di pagare la mensa scolastica o i trasporti scolastici? Queste sono cose che possiamo fare dai consigli comunali, dai consigli provinciali e dai consigli regionali, e farle concretamente. Sinistra e Libertà deve diventare il partito del terzo popolo, dei 4,5 milioni di precarie e precari. Dobbiamo proporre uno statuto dei lavori, perché lo statuto dei lavoratori non basta più a tutelare, a garantire con ammortizzatori sociali certi. Chi perde un lavoro non ha una tutela, salvo che la famiglia, e non è destinato probabilmente a ritrovare lavoro, tanto più in tempi di crisi. Aspettiamo che siano i sindacati con maggioranza di pensionati al loro interno a proporlo? Impossibile. O noi diventiamo questo e quindi strappiamo con le nostre storie, anche sul piano delle proposte, o diversamente non saremo nella condizione di mettere una barca credibile in mare. L'ultima questione riguarda il tema dei diritti di terza generazione. Delle due l'una: o adottiamo il TAR del Lazio, cosa difficile da potersi realizzare, o cominciamo a diventare il partito della Costituzione anche da questo punto di vista. La Costituzione è chiara, c'è libertà di ricerca e libertà di scienza e per la scienza in Italia. C'è una scuola pubblica che è prioritaria rispetto agli altri tipi di scuole. La Costituzione parla di merito. La Costituzione parla di merito quando parla di scuola pubblica, non parla solo di scuola pubblica, un merito che debba essere condiviso dai figli studenti e dai docenti che insegnano. È già tutto scritto. Leggo stamattina, e chiudo, che il Cardinal Bagnasco ha chiesto alla politica toni più sobri. Chiediamoli anche a Bagnasco quando ha evocato il caso di Eluana Englaro. Chiediamo anche a questa Chiesa toni più sobri, minori invasioni di campo e una politica più pronta a rintuzzare le invasioni di campo. E lì saremo da soli, lì non troveremo il Partito Democratico a rintuzzare le invasioni di campo. Non dobbiamo scendere nel laicismo, ma difendere il principio cavuriano della reciproca diversità nella reciproca responsabilità. Questo è il principio da proteggere. Se noi facciamo queste cose, siamo nella condizione di incidere. A me questa missione piace, questa scommessa mi piace ancora di più, e quindi sto qui seduto ad ascoltarvi per farla. Buon lavoro.